Se stai cercando qualche informazione prima di acquistare un nuovo monitor per il tuo PC fisso oppure da collegare al portatile, probabilmente hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbola.it. Ho investito gli ultimi weekend nella comparazione dei migliori monitor per PC. Ho letto le recensioni degli esperti, ho confrontato le specifiche tecniche e ho zippato tutto quanto insieme alla mia personalissima esperienza di oltre 2 anni nell'utilizzo di vari tipi di monitor 4K, Full HD e Quad HD come quelli che ti presenterò fra poco. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il monitor che personalmente raccomando a tutti come prima scelta in questo 2020 è Philips 27E8 VJSB. A parte avere uno dei nomi più brutti nella storia del marketing, si tratta di un eccellente pannello con diagonale da 27 pollici, risoluzione 4K e tecnologia IPS che garantisce un'ottima fedeltà nella riproduzione dei colori anche quando si guarda lo schermo non in modo perfettamente perpendicolare ma con un certo angolo. Sì, hai sentito bene, questo è un monitor 4K che francamente arrivati in questo periodo raccomando senza nessuna riserva a chiunque abbia un computer compatibile, ovvero sia dotato di un'uscita video DisplayPort 1.2 oppure una HDMI HDMI 2.0. Se il tuo PC soddisfa queste specifiche, questo è il monitor che ti raccomando. L'elemento più evidente è la grande diagonale da 27 pollici affiancata alla risoluzione 4K, ovvero 3840x2160 pixel. Che cosa significa? Che le immagini e soprattutto i testi saranno sempre perfettamente definiti, con tutto il vantaggio che questo ne comporta in termini di leggibilità e di minore affaticamento degli occhi quando facciamo delle lunghe sessioni di studio o di lavoro davanti allo schermo. Disporre di 3840 pixel sull'orizzontale ci permetterà di affiancare 2 o 3 finestre senza che queste si risultino troppo strette e soffocanti, come invece avviene sui classici monitor Full HD. Attenzione però che l'altissima definizione fa sì che gli elementi a schermo tendano a diventare molto piccoli. Si compensa con l'ingrandimento, la funzione di ingrandimento offerta dal sistema operativo che su Windows 10 funziona decisamente bene, che ingrandisce tutti gli elementi. Questo fa sì però che non potremo utilizzare tutti i 3840 pixel come sarebbe in caso di una risoluzione nativa, ma avremo a disposizione un po' di spazio in meno. Ma questo non è un problema. Sulla diagonale dei 27 pollici generalmente un ingrandimento del 150% è consigliabile, ma chi abbia una buona vista e non utilizzi il computer magari tutto il giorno potrà probabilmente utilizzare anche l'ingrandimento del 125%, riuscendo a inserire a schermo ancora più schermate contemporaneamente. Dal punto di vista della luminosità, questo monitor ci dà 350 candele per metro quadro, che è un ottimo livello. Per quanto riguarda il contrasto, invece, abbiamo un rapporto di 1000:1 fra il punto più scuro e quello più chiaro che il monitor è in grado di riprodurre. Si tratta di un dato abbastanza standard, né male né bene. L'alimentatore non utilizza il Pulse Width Modulation, quindi fondamentalmente la tecnologia economica utilizzata dalle schermi di basso livello che fa sì che il monitor tenda leggermente a sfarfallare. Per la maggior parte delle persone non è un grosso problema, però ho letto su internet che ci sono tantissimi utenti che sono sensibili al fenomeno e ai quali questo tende a causare forti mal di testa. Comunque qui non c'è il PWM e quindi fondamentalmente tutti possono utilizzare questo monitor senza problemi di flickering. L'aspetto che mi ha fatto scegliere questo Philips, oltre al fatto che è un buonissimo monitor di ottima qualità con ottime recensioni un po' da parte di tutti, è il fatto che comunque costa solo 250 euro, che per un monitor 27 pollici con risoluzione 4K sono decisamente pochi. Se però vogliamo trovare qualche aspetto negativo, sicuramente c'è ed è principalmente il piedistallo, che consente di regolare il monitor solo in avanti e indietro, quindi bascularlo avanti e indietro, ma non alzarlo ed abbassarlo per una ottimale regolazione. Ancora peggio, il supporto non può essere staccato e per magari fissare il monitor su un braccio da scrivania oppure fissarlo al muro perché non c'è il supporto VESA. Quindi fondamentalmente dovremo alzare il monitor a livello dello sguardo tramite la classica pila di libri oppure meglio tramite un mobiletto. Sottolineo inoltre che questo monitor è davvero eccezionale per lo studio e il lavoro, ma non è un monitor gaming. In particolare la frequenza di refresh massima è di soli 60 Hz e non è presente neanche
anche la tecnologia FreeSync o G-Sync per sincronizzare lo schermo con la scheda video. Quindi le performance gaming sì, ci si può giocare, ma non saranno esattamente ottimali e chiunque faccia dei videogiochi l'attività principale da svolgere al PC dovrà guardare una delle raccomandazioni successive. Per tutti gli altri invece questo Philips è un'ottima soluzione, se sei intenzionato ad acquistarlo trovi il link qua sotto nella descrizione del video. In caso il modello Philips che ho appena consigliato fosse esaurito oppure fosse fondamentale la presenza del supporto VESA per fissarlo ad un braccio snodato da tavolo oppure a muro, dobbiamo orientarci altrove. Bene, come alternativa vi segnalo questo eccezionale LG 27UL500 che condivide la maggior parte delle ottime caratteristiche del Philips, ma aggiunge anche il supporto VESA e un pochino di tecnologia gaming. Anche in questo caso quindi abbiamo un ottimo display da 27 pollici con tecnologia IPS, quindi ottima fedeltà nella riproduzione dei colori e risoluzione 4K. Questo monitor espone poi anche funzionalità HDR, HDR perlomeno sulla carta, potremo quindi riprodurre i contenuti con i colori più frizzantini e il contrasto più elevato. Però in realtà la maggior parte delle review sono concordi nel dire che l'implementazione è solo parziale, non è che proprio funzioni benissimo. È inoltre presente la compatibilità FreeSync, quindi potremo sincronizzare l'output della scheda video con il refresh del monitor per un'esperienza di gaming superiore. In realtà questo schermo si ferma anch'esso a 60 Hz di frequenza di refresh massima, quindi la presenza di FreeSync non è proprio utilissima. Di nuovo, questo non è un monitor ottimizzato per il gaming. Per i lavoratori e professionisti, però, in caso il Philips fosse esaurito, si tratta di un'ottima scelta di backup. Non l'ho nominato come prima scelta, principalmente per il fatto che costa 50 euro in più rispetto al Philips. Però, in caso la mia prima scelta non fosse disponibile, questa è un'ottima, ottima alternativa di backup. Trovate il link per acquistarlo nella descrizione del video qua sotto. Se cercate qualche pollice diagonale in più e volete sostanzialmente un monitor più grande, potete fare l'upgrade dai 27 pollici ai 32 pollici. Su una diagonale così importante la risoluzione 4K è praticamente d'obbligo e ci sono anche parecchi vantaggi. Bene, per quanto riguarda i monitor da 32 pollici, la mia preferenza va a Philips 32, 8 e 1CA. Si tratta di un'ottima scelta perché comunque è un monitor da 31.5 pollici, sempre con risoluzione 4K, che può essere una buona scelta ad esempio per chi non voglia utilizzare il livello di ingrandimento necessario con gli schermi da 27 pollici. Infatti con uno schermo da 31.5 pollici possiamo pensare sia di ridurre un po' l'ingrandimento od oppure di disattivarlo completamente e utilizzare la risoluzione 4K nativa in caso avessimo un'ottima vista. È però un upgrade che si fa pagare sia perché per passare ai 31.5 pollici dobbiamo sborsare circa 150 euro in più rispetto alla nostra prima scelta, sia per il fatto che i pannelli così grandi con tecnologia IPS, quindi massima fedeltà nella riproduzione dei colori, sono ancora estremamente costosi. Questo Philips è un'ottima scelta, riproduce colori in modo decisamente convincente, però utilizza una tecnologia VA e non IPS. In caso la massima affidabilità dei colori fosse fondamentale, e sto parlando principalmente agli amici che svolgono lavori legati alla grafica digitale, la mia spassionata raccomandazione è quello di tornare al monitor 27 pollici, perché se vogliamo trovare un monitor 32 pollici con tecnologia IPS dobbiamo spendere almeno 1000 euro e per quanto mi riguarda in questo momento non c'è un gran valore in questa scelta. Questo schermo ha poi anche le casse integrate e la sorgente sonora può essere o il cavetto HDMI oppure un ingresso jack da 3.5 mm tradizionale. Ora, si tratta di ottime casse per un sistema integrato, non aspettiamoci infatti una fedeltà di riproduzione esagerata e soprattutto i toni bassi non saranno mai veramente avvolgenti e profondi come potremo invece ottenere con un impiantino dedicato. Però per guardare qualche video distrattamente su YouTube, per fare una partitella veloce alla sera prima di andare a dormire vanno più che bene. Anche in questo caso il piedistallo è una nota un po' dolente perché consente di regolare soltanto l'inclinazione ma non di alzare o abbassare lo schermo. Fortunatamente però possiamo togliere il piedistallo, issare lo schermo su un supporto snodato da scrivania e regolarcelo come meglio vogliamo perché è compatibile VESA. Se vi interessa questo ottimo Philips trovate il link per l'acquisto nella descrizione del video qui sotto.
Arrivati all'anno 2020, personalmente raccomando un po' a tutti quanti di scegliere uno schermo da 27 pollici con risoluzione 4K. Vi sono però alcune circostanze nelle quali non è tecnicamente possibile utilizzare uno schermo 4K. In particolare, se il PC non dispone, come dicevo prima, né di DisplayPort 1.2 né di HDMI 2.0, oppure quando si lavora con applicazioni molto vecchie che quindi quando vengono ingrandite dalle funzionalità del sistema operativo tendono a sfocare. Se questo è il caso, applicazioni vecchie oppure PC non dotato delle ultime uscite, video dobbiamo ripiegare su qualcosa di inferiore. Però non è necessario cadere fino alla vecchia risoluzione Full HD perché possiamo fermarci alla Quad HD, ovvero una via di mezzo tra la Full HD e la risoluzione 4K. In particolare la risoluzione Quad HD, QHD, che è detta anche Wide QHD oppure 1440 pixel, garantisce 2560 pixel in orizzontale e 1440 in verticale. A tutto vantaggio della qualità dell'immagine e della quantità di elementi che possiamo mettere a schermo. Tra l'altro, su una diagonale di 27 pollici, la risoluzione Quad HD ci permette, un po' a tutti, anche gli amici che magari non abbiano una vista da 10 decimi, di disattivare l'ingrandimento del sistema operativo e utilizzare lo schermo alla risoluzione nativa, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Quindi affiancamento di due finestre senza che queste risultino eccessivamente strette e soffocanti, ma anche la possibilità di utilizzare le applicazioni più vecchie senza correre il rischio che l'ingrandimento le sfochi. Per quanto riguarda questi monitor Quad HD, la mia preferenza va ad Asus PB27-8QR. Si tratta di un monitor rivolto specificatamente ai professionisti, ma che però risulta davvero ottimo anche per l'utilizzo a casa. La luminosità è di 300 candele per metro quadro, quindi è comunque nella media, mentre non ho trovato informazioni esatte circa il contrasto, ma tutte le review che ho letto assicurano che fondamentalmente ha un contrasto che possiamo classificare come nella media per i monitor di questo tipo. Per quanto riguarda la dotazione di porte esposte, abbiamo una HDMI, una DisplayPort e in questo caso abbiamo anche una Dual Link DVI-D, quindi il vecchio trapezzo bianco, e addirittura una vecchissima D-Sub, ovvero quella blu che tutti quanti chiamiamo VGA. In buona sostanza potremo collegare un po' qualsiasi PC ancora in circolazione senza problemi, però ragazzi vi sconsiglio di utilizzare la porta VGA, quella blu, perché è una tecnologia talmente vecchia che non consente nemmeno di raggiungere la risoluzione Quad HD alla frequenza di refresh di 60 Hz, quindi di nuovo avremo un sacco di problemi. Se siete costretti ad utilizzare una porta VGA, per quanto mi riguarda vi consiglio di cambiare proprio il computer e comprare qualcosa di più moderno, oppure acquistare uno qualsiasi degli schermi Full HD che trovate in vendita su Amazon. C'è anche l'ingresso audio jack da 3.5 mm che serve ad alimentare le casse da 2.5 W. Anche in questo caso niente di stratosferico, ma vanno benissimo per l'uso desktop. Trattandosi di uno schermo di tipo professionale, il piedistallo ci consente anche di regolare l'altezza del display e addirittura di ruotarlo in verticale se così desideriamo. Se però non siamo soddisfatti, ancora possiamo toglierlo dal supporto e ancorarlo ad un braccio meccanico da tavolo oppure a fissarlo al muro. Personalmente non ho dubbi, se dovessi acquistare un monitor Quad HD in questo momento acquisterei sicuramente questo modello Asus, però vi segnalo le spessissime cornici nere che bordano lo schermo. Lo so, non sono un problema per quanto riguardano le funzionalità, però conferiscono a questo monitor un aspetto decisamente datato. Se però non ve ne frega niente perché pensate solo all'utilità dello schermo, si tratta di un'ottima scelta, che potete acquistare seguendo il link che trovate qua sotto nella descrizione del video. Faccio un rapido flash, sempre rimanendo in campo di Quad HD, se proprio non volete le cornici nere così spesse potete ripiegare su questo Asus VZ27AQ. Condivide la maggior parte delle caratteristiche con il monitor professionale, quindi di nuovo display da 27 pollici con risoluzione Quad HD e tecnologia IPS, ma ha dalla sua che ha delle cornici veramente strettissime. È un aspetto davvero molto moderno, quindi se siete attenti al design questa può essere una buona scelta di backup. Attenzione però al fatto che la luminosità massima scende a 250 candele per metro quadro, che va benissimo per l'uso in interno ma è sicuramente un pochino bassa rispetto alla prima scelta. Inoltre non abbiamo più a disposizione la porta DVI-D e quindi siamo costretti ad utilizzare una delle altre tre.
Occhio anche che il piedistallo non consente qui la regolazione in altezza e non può essere neanche rimosso per il fissaggio su un braccio mobile perché manca la compatibilità VESA. Quindi fondamentalmente questa seconda scelta, una scelta di design, costa 40 euro in più, è un monitor bellissimo ma perdiamo un paio di funzionalità. Fate voi scegliere uno o l'altro, sostanzialmente è solo una questione di quali siano le priorità. Veniamo alla categoria che mi ha creato più problemi nel decretare un vincitore per questo 2020, ovvero sono i gaming monitor. Si tratta di una categoria veramente enorme, i produttori ne stanno buttando fuori veramente a iosa e ci sono anche tantissime varianti, più o meno con nomi simili, create dallo stesso produttore che hanno delle differenze minime tra loro. Quindi, diciamo, schematizzare e riassumere, trovare le caratteristiche importanti in tutto questo mare magnum è stato veramente difficile, però ho trovato uno schermo che secondo me è ottimo. Si tratta di Samsung C27JG56 che costa solamente 349 euro, che vi assicuro è un ottimo prezzo per un monitor gaming. Iniziamo chiarendo che si tratta di un monitor Quad HD, ragazzi, personalmente raccomando di scegliere un monitor Quad HD per un gaming e non uno 4K perché, a meno che non abbiate delle schede video veramente della Madonna, nessuna GPU di fascia media in questo momento riesce ancora ad erogare abbastanza potenza da muovere tutti i pixel che formano il quadro 4K, e questo significa fondamentalmente che per avere una risoluzione maggiore finiremo per avere il gioco che lagga oppure scatta. Fondamentalmente non ne vale la pena. La mia personalissima raccomandazione è di comprare un monitor sempre da 27 pollici, risoluzione Quad HD, al che utilizzeremo poi a risoluzione Full HD oppure inferiori in caso il gioco abbia degli elementi grafici molto complessi e quindi rallenti. È però importantissimo scegliere un monitor che abbia una frequenza di refresh di 144 Hz. La differenza, ragazzi, l'ho provato di persona rispetto ai 60 Hz dei monitor che abbiamo visto fino adesso, è sicuramente tangibile, anche perché questo monitor espone la funzionalità FreeSync. Quindi se abbiamo una GPU AMD oppure uno degli ultimi modelli rilasciati da Nvidia che sono compatibili oggi anche con FreeSync, potremo allineare la frequenza di refresh della scheda video con quella del monitor a tutto vantaggio della fluidità dell'azione e della nitidezza dei dettagli nei momenti maggiormente concitati. Quindi questo monitor Samsung, appunto 27 pollici, risoluzione Quad HD, ha anche un contrasto elevatissimo di 3000:1 come differenza tra il punto più scuro e quello più chiaro. Veramente un ottimo dato. Vi segnalo però che si tratta di un pannello di tipo VA e non IPS, che però è un aspetto positivo quando parliamo di monitor per il gaming, perché sostanzialmente i pannelli VA hanno una velocità di risposta sicuramente maggiore. Per tutti questi motivi non ho dubbi, questo monitor Samsung per me è il miglior monitor gaming del 2020. Se siete interessati trovate il link per acquistarlo nella descrizione del video qui sotto. A tutti i videogiocatori in ascolto che cercassero invece un monitor gaming ancora più grande, consiglio e raccomando LG32GK850F. Ce l'ho fatta dirla tutta senza impapinarmi. Si tratta di un ottimo pannello da 32 pollici, sempre con risoluzione Quad HD, quindi ottima per il gaming, 400 candele per metro quadro di luminosità massima e l'ottimo contrasto di 3000:1, che ci permette appunto di avere delle ottime scene in cui i neri sono molto neri, ma i punti illuminati spiccano rispetto alle scene scure, senza perdere di dettaglio. Il prezzo di 400 euro è molto competitivo per questo tipo di pannelli, però capisco che non sia per tutti. Se sei interessato all'acquisto trovi il link qua sotto nella descrizione del video. Bene, da Zani di Turbola.it è tutto, questi sono secondo me i migliori monitor per il 2020, fammi sapere come al solito cosa ne pensi utilizzando i commenti qua sotto. Se invece il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, per me è sempre estremamente importante, grazie davvero in anticipo se lo farai, mentre invece se vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, delle criptovalute, di Windows e via dicendo, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sullo piccolo campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!